Buongiorno ragazzuoli e ben ritrovati nella cucina di Salvo Pimpos. Dopo aver fatto la pasta alla banana che abbiamo visto l'altro giorno, oggi andiamo a fare qualcosa che è buono stavolta. Quindi alterniamo un po' piatti orribili e piatti molto 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 buoni. Perché dite voi parli di cose buone e tieni un broccolo in mano? Attenzione, non è broccolo, questo è cavolfiore. E ancora più nello specifico, noi qua a Palermo lo chiamiamo broccolo. Oggi pasta con broccoli arriminati. Una ricetta tradizionalissima, ricetta che faccio praticamente un giorno sì e due giorni pure, quindi buonissimo, buonissimo ragazzi, fatela, provatela, vi farò mangiare il cavolfiore, il broccolo, un broccolo, quello che è. Comunque andiamo a vedere gli ingredienti, vediamo cosa serve, seguitemi perché non è come la pasta alla banana che unite tutto e fate la pasta alla banana, no, qua ci sono dei passaggi un po' da seguire scrupolosamente, quindi andiamo a vedere cosa ci serve. Quindi partiamo dal cavolfiore. Io ho scelto questo bianco, ma se lo trovate verde prendetelo verde, se lo trovate viola lo prendete viola, qualsiasi colore va bene, quindi noi non siamo razzisti. Una mezza cipollina, dello zafferano, dell'uva passa, attenzione non quella grossa dei panettoni, però questa è la passolina, quella molto, se mette a fuoco magari, molto molto piccola, guardate là. Dice ma a me l'uvetta non mi piace, è un ciamietto, è fruttatino. Però sappi che stai rovinando una ricetta tradizionale, vergognati. Delle acciughe, sale, attrezzi da cucina. Questa è la Ferrari dei coltelli, 5 euro dai cinesi. Produttori di coltelli, dico ora che faccio ricette di cucina, mandatemi 4 coltelli dignitosi da 2-3 mila euro, così ve li sponsorizzo. Allora io cucinerò il cavolfiore in pentola a pressione per fare prime. Basta, non ci va altro ragazzi. Quindi pasta che richiede pochissimi ingredienti, ma vi assicuro verrà una cosa buonissima. Iniziamo subito con la ricetta e andiamo a tagliare il cavolfiore. Buacolo. Mi trovo benissimo con la mannaia, io quindi lo andrò a tagliare con... Guardate là, come fai a non utilizzare questi strumenti che... Guarda lì, non fai proprio fatica. Intanto lo tagliamo così e poi toglieremo il gambo. Quindi mettiamo il nostro cavolfiore in uno scolapasta, perché ovviamente andrà lavato. I pezzi più grossi magari li tagliamo. Attenzione alle mani, attenzione alle mani, perché questo ve le trancia. Questo ve le trancia le mani. E le mani sappiate che non fanno parte della ricetta. Questi qua invece li andiamo a togliere, ma non proprio del tutto, la parte più esterna magari, così, in modo tale che rimanga il centro. Il centro è un po' più morbido, quindi si cuoce meglio. E mettiamo tutto lì. Vedete, questa parte un po' così la andiamo a tagliare definitivamente. Ok. E cerchiamo di prendere l'interno. Vedete, questo, la parte esterna la tagliamo, che è dura come le corna. Tagliamo insomma le parti esterne e teniamo quelle interne, perché noi non buttiamo niente. Le tagliamo a pezzettini un po' più piccolini volendo, così si cuoceranno meglio. Ecco qua, così. E li aggiungiamo al nostro broccolo. 3 days later. Perfetto, finito di tagliare l'ultimo cavolfiore. Ora lo andiamo a lavare. Inseriamo il nostro bel broccolo lavato. È volato un pezzo per terra, ma no problem. Ok, lo inseriamo tutto in pentola. Ripeto, voi potete semplicemente bollirlo in pentola. Aspettate che bolle l'acqua e poi calate il broccolo. Perfetto, quindi va bene così. Ora andiamo a coprire con l'acqua. Ricordate, se utilizzate la pentola a pressione, c'è qui una tacca che vi indica il livello massimo di acqua che eventualmente dovrete raggiungere. Non dobbiamo superarlo. State attenti perché vi esplode mezza casa. E spostiamoci ai fornelli. Aspetta che qua, non essendo organizzati, è un problema. Eccoci qua, facciamo sempre sponsorizzazione alla Coca-Cola noi. Coca-Cola pagami per favore. Non aggiungiamo sale, non aggiungiamo nulla. Andiamo a chiudere. Tac, tac, controlliamo sempre la valvola che funzioni, accendiamo, la mettiamo a fuoco. Allora, in teoria si mette a fuoco alto fino a quando va in pressione e poi si abbassa. Però siccome io adesso lascerò la cucina, mettiamo a fuoco medio e chi si è visto si è visto. Facciamo un 40 minuti, considerando che
questa pentola, non so, in base al contenuto, comunque impiega circa 20 minuti ad arrivare al fischio, quindi in pressione. Quindi 20 minuti per arrivare al fischio e 20 minuti di cottura, direi che ci siamo. E nel frattempo che fa la cipolla non te la vai a tagliare? Perché non è che si taglia da sola, no, devi tagliarla tu. Andiamo a tagliare la cipolla. Cipolla da tagliare molto finemente, ragazzi. Prendiamo anche una padella dove metteremo ovviamente la nostra cipolla tagliata. Cipolla che va tagliata molto molto sottilmente. E andiamo ad affettare questa cipolla. Dovremmo farla molto sottilmente perché? Cuocerà veramente poco, quindi se noi la tagliamo troppo spessa finisce per rimanere cruda. Quindi una volta che raggiungete questo risultato andate nell'altro verso fino a quando affettate la cipolla correttamente. Direi che così può andare più che bene, quindi la prendiamo con la mia solita ascia da guerriero, la versiamo in padella, tac, con un gesto molto molto fashion style. Perfetto, questo possiamo metterlo da parte. E qui andremo ad aggiungere dell'olio. Attenzione all'olio che è arrivato a 10 euro al litro, ragazzi. E piano, fate piano perché è diventato più caro dell'oro. L'olio è diventato più caro dell'oro. Poi aggiungiamo anche le nostre acciughine. Direi che un paio penso che siano più che sufficienti, ma anche tre. Non lo so, fate vobis. Tutto ciò, ragazzi, sempre a sentimento. La cucina è arte, quindi ognuno se la interpreta come cacchio vuole. Io, come tanti altri, diamo le basi di cucina, poi barranciate, insomma. Perfetto, quindi una volta fatto ciò, mettiamola da parte. Ovviamente le acciughe non c'è bisogno di spezzettarle perché poi si scioglieranno quando andiamo a cuocere. Mentre per quanto riguarda l'uva passa e non saluta, la mettiamo dopo, quando sta sfrigolando un po' la cipolla. Abbiamo appena finito di cuocere il nostro broccolo. La piastra si è appena spenta, quindi non tocchiamo assolutamente la pentola a pressione, non apriamo perché vi esplode la cucina, sappiate, avete broccolo in tutta la cucina. Quindi lasciamo stare, anche perché questo tipo di pentola, presumo tutte ormai, hanno quell'appunto valvola che non ti fa aprire la pentola quando è in pressione, e meno male. Possiamo aprire, attenzione, 3, 2, 1, tac! Non è successo niente, non è successo. Che se voi seguite le istruzioni per usare una pentola a pressione non vi esplode la cucina. Ed ecco qui il nostro broccolo, vedete? Quindi lo mettiamo qui e prendiamo la nostra cipolla. Accendiamo. E adesso andremo ad utilizzare strumenti specifici, chirurgici aggiungerei. Ovvero il ragno, guardate qua, questo si chiama ragno, ragazzi. È un coppino. È un oggetto strano sessuale, sarebbe praticamente uno schiacciapatate, qualcosa del genere. Quindi li mettiamo qua che ora ci servono, ragazzi. Andiamo a mescolare, nel frattempo le acciughe si scioglieranno, poverette. Attenzione, non facciamo bruciare la cipolla, abbassiamo anche un po', volendo. Queste piastre hanno il problema, se le mette a 100 non cuociono, se le mette a 120 ti sfiammeggia mezzo mondo. Produttori di piastra di induzione, fatelo una via di mezzo, no? Perché devo passare da 100 a 120? Fatecelo un 110, un 105, un 102. No, perché tu devi andare a 120, no? A 110. Che poi a 120 mi si bruciano le cose, a 100 non cuociono. Rivoluzione, ragazzi, rivoluzione! Oh, direi che la cipolla è bella imbiondita. Non andiamo oltre, altrimenti sbruciacchiamo tutto. Andiamo a prelevare le porzioni di broccolo. Di bruacolo. Ok, non facciamo scolare così. E poi l'acqua comunque la versiamo dentro, no problem. Mi sono scordato la passolina. Aggiungiamo la passolina e i pinoli. Tac. Diamo una leggera mescolata, così da far abbrustolire un po' i pinoli più che altro, perché della passolina non ce ne frega niente, che la soffriggiamo. I pinoli, se li tostiamo, avranno un po' più di sapore. Vabbè, vedete che il broccolo è super cotto perché si scioglie. Non abbiamo neanche bisogno, volendo, di utilizzare l'oggetto strano sessuale, però. Adesso vediamo, perché vedete che comunque così riusciamo a schiacciare tranquillamente. Adesso vediamo, mi organizzo, mi organizzo. Nel frattempo cominciamo ad aggiungere altro broccolo, sempre con un po' di acqua di cottura. Poi l'acqua di cottura rimanente non la dobbiamo buttare, attenzione perché ci dobbiamo cuocere la pasta. Broccolo tutto inserito, aggiungiamo ancora un filo d'acqua. Ok, facciamo pure una piccola fossa in cui ci andremo a sciogliere lo zafferano. Ecco qua. Prendiamo lo zafferano, glielo ficchiamo al centro.
così, in modo molto aggressivo. Aggiungiamo anche un pizzicorino di sale, non esageriamo perché abbiamo le acciughe. Aggiungiamo anche una sfrigolata di pepe. Dice, ma negli ingredienti iniziali non l'avevi fatto vedere il pepe? E mo so scordato. E che cacchio è? Pepe. E cominciamo a mescolare e nel frattempo schiacciare. Ecco da dove deriva il nome broccoli arriminati. E perché noi in questa fase andiamo ad arriminare, ovvero a mescolare fino allo stremo, fino a stremare il proprio broccolo che si arrenderà alla vostra onnipresenza. E quindi niente, si farà schiacciare. E continuiamo così. Eventualmente, se si asciuga troppo, aggiungeremo un altro pochino di acqua. Dobbiamo rendere il tutto un po' una crema, un bel sughetto, una bella crema per la nostra pasta. Eventualmente possiamo provare anche l'oggetto strano sessuale. Quindi così andiamo a schiacciare. Vedete che riusciamo a schiacciare ancora meglio. Attenzione, non pressiamo troppo perché abbiamo i pinoli che si intersecheranno tra i buchetti se schiacciate troppo, quindi schiacciamo ma non troppo. E niente, continuiamo così fino a quando ci sentiamo abbastanza soddisfatti per aver infierito ulteriormente e indiscriminatamente sul nostro povero broccolo. E sta cominciando a scoppiettare, significa che è abbastanza denso e c'è leggermente carenza di acqua, quindi direi che per non allagare la cucina di broccolo al solito come... abbassiamo, perché il 110 non c'è, quindi si spegnerà totalmente. E cominciamo ad assaggiare, perché siamo qua anche per questo. È buonissimo, ragazzi, buonissimo. Ci aggiungerei un pizzichino di sale. Tac. Perfetto. Quindi li metto a 120 per far sciogliere il sale, perché il 110 non esiste nelle piastre di induzione. Il 110. Ragazzi, fatemi sapere se voi avete una piastra di induzione dove c'è il 110. Io me la vado a comprare subito. E anzi, produttori di piastra di induzione, mandatemi una piastra con l'incrementatore di 10, non di 20. È perché io voglio cuocere a 110, anche di 5. Di 5 sarebbe perfetto, anche di 1. Di 1 sarebbe top number one. Con l'incremento di 1, di una singola unità, sarebbe la piastra da avere ad ogni costo. Perfetto, direi che ora l'andiamo nuovamente ad assaggiare. Buonissima, ragazzi, buonissima. Va bene, direi che abbiamo inferito abbastanza su questo povero broccolo. Ovviamente il condimento è veramente tanto. Siccome farò due piatti di pasta oggi, il resto lo metteremo da parte. Quindi allo step successivo vedrete un po' meno condimento su questa padella, perché l'altro l'ho conservato. E spegniamo. Pronto. E lo mettiamo da parte, ragazzi. Poi quando andremo a cuocere la pasta, scoliamo la pasta e la versiamo in questo condimento. La affoghiamo all'interno di questo condimento di broccoli. Provatela, fatemi sapere nei commenti. Che cosa ve ne pare di questo piatto, stavolta stellare, non come la pasta alle banane abbiamo fatto l'altro giorno. No, questo è stellare, questo è piatto stellare. E andiamo a mettere la pentola sul fuoco, ragazzi, per far bollire e cuocere la pasta. Io nello specifico ci andrò a calare dei bucatini buoni, ci stanno benissimo, ragazzi. Potete fare spaghetti, potete fare mezzi rigatoni, potete calarci tutto quello che volete. L'acqua bolle, quindi altro sale. Saliamo l'acqua perché non abbiamo messo sale quando abbiamo messo a cuocere i broccoli. E andiamo a calare la nostra pasta. Ora qui sarà un problema perché dobbiamo affondare la pasta piano piano, poi che bucatino, dico, vuole il suo tempo. Quindi piano piano con una forchetta cerchiamo di calarla tutta. E perché poi quella sotto è cotta e quella sopra è cruda. Ed è un problema. Ecco perché preferisco la pasta corta. Ecco qua, piano piano riusciamo a calarla tutta. Prima o poi ce la faremo. Lasciate like nel frattempo, che aspettate qua che si ammorbidisca la punta inferiore della pasta. Ecco che sta cedendo, ecco qua. Con tanta violenza andiamo ad immergere il resto. Ahia, mi sto ustionando le dita. Andiamo ad immergere. Io odio la pasta lunga. Io odio la pasta lunga. Mi sto bruciando. E ci vado con questo, ci vado con il forchettone. Oh, vedi, è con questo. Perché se noi abbiamo gli attrezzi, utilizziamoli. Non è che siamo qua. Oh, si è rotta. Vabbè, va bene lo stesso. Lo stesso, ce la mangiamo. Ok, con tanta violenza affondiamo la pasta. Perfetto, ora direi che posso passare alla forchetta. Dite, ma l'acqua è poca, eh? Beh, fottiti, non ti preoccupare, lo stesso si cuoce.
Va bene così. E niente, ragazzi. Aspettiamo quanto, non lo so. Ti faccio 9 minuti. Pure con i bucati. E si è ricampata Giovanna nel frattempo. Farà da cavia per la nostra pasta con i broccoli. Che stai facendo? Com'è? Buona, buona, buona. La pasta è pronta, ragazzi. Prendiamo il nostro broccolo. Accendiamo. Prendiamo il piglia spaghetti. E versiamo nei broccoli. In palermitano come si dice broccoli? La pasta con i broccoli. Di broccoli. Prendiamo un po' di acqua di cottura e andiamo a mescolare il tutto con l'acqua di cottura. Andate qua, che pasta di lusso. E andiamo a saltare. Ora glielo faccio fare a Giovanna. No, tanto pulisce Giovanna qua. È stato un piccolo intoppo. Perfetto, vedete la cremosità? Ancora un attimino e direi che ci siamo. E andiamo ad impiattare. Pasta pronta e andiamo a impiattare. Oh, fame. Fame. Mmm. Tac. Piatto a lei e poi tutto a me. Lo scelto. Così. Ah, un altro pochino lo puoi mettere. Ovvio, non è che... A posto così io però. Così, come impiattano i veri chef. Diciamo. Va, va! Come va? È una sputata. Non è una sputata, a posto. Poi prendiamo tutto questo condimento, anche troppo forse. E mettiamo la cadetta. Vedete il piatto di lusso, venga, venga. Faccio un primo piano. Facciamo Dio della parola. C'è il cane. Faccio fuoco a te. Ah, stai mettendo tutta a me. E ci siamo, ragazzi, pronta. Prendiamo forchetta. Un po' di condimento. Buonissima. Com'è? Buona. Scusate. Tommaso già? Spettacolo. Buonissima. Ragazzuoli, provatela, fatemi sapere nei commenti come viene e se vi è piaciuta. Quindi, tieni piatto. Un saluto da me, Giovi. Ciao. Al prossimo video, al prossimo ricetta, al prossimo qualcosa. Ciao ciao.